Caro Sindaco, caro Enzo, cara Presidente del Consiglio, cara Francesca, autorità tutte, prefetto, questore, autorità della magistratura, delle forze dell'ordine, cari sindaci, mi verrebbe voglia di dire cari colleghi, ma in realtà non lo sono più, mi hanno rottamato come sindaco e quindi non appartengo più alla categoria. Vorrei molto brevemente ringraziare Enzo Bianco per l'accoglienza della città di Catania, per questa che non è una passerella, ma è un tentativo che stiamo portando avanti in modo sistematico da quando siamo arrivati con Graziano e con i deputati, le deputate che lavorano insieme a noi. Qui ovviamente saluto Giovanni Burtone e tutti i deputati che sono presenti, di fare una volta ogni 3 mesi il punto della situazione partendo da questa consapevolezza. Se riparte il Sud, riparte l'Italia. Se il Sud non riparte, l'Italia non ripartirà mai. Già oggi i numeri dicono che c'è una parte d'Italia che corre più della Germania, più delle zone più forti della Germania. E c'è una parte d'Italia che per mille motivi non riesce a mostrare tutta la creatività e l'innovazione di cui è capace. Uno potrebbe dire, vabbè, ci sono ragioni storiche. Sì, ma se dobbiamo risalire alle ragioni storiche, dobbiamo prendere atto che il Sud all'inizio del percorso di unificazione era industrialmente più forte del Nord, non meno forte. Quindi le ragioni storiche sono ragioni che non sono scritte nel libro della storia per sempre, ma sono figlie di scelte sbagliate e possono essere cambiate. Questo è l'elemento che a mio giudizio segna la cifra di questo governo. Poi possiamo discutere delle riforme, delle scelte, delle valutazioni, ma l'idea che sia finito il tempo in cui qualcuno rivendica il diritto di dire no, non si può fare, non cambierà mai, non ce la faremo mai. Noi stiamo rovesciando il ragionamento, stiamo dicendo, beh, se si è sempre fatto così, questo non significa che sia una buona ragione per non provare a cambiare. Nasce da questo il primo viaggio al Sud in Palermo, Reggio Calabria e Napoli del 14 maggio, il secondo dopo 3 mesi, il 14 agosto, toccando in Sicilia, non Palermo ma Termini, Imerese e Gela, e andando a Scalea e andando a visitare alcune aziende in Campania, e nasce oggi questo appuntamento che non poteva non partire da Catania, anzi siamo già in ritardo, essere la terza volta e non essere ancora partiti da Catania sarebbe stato imperdonabile, e Enzo Bianco con la sua discrezione ce l'ha fatto capire in modo molto netto e molto forte, anche perché oggettivamente questa terra è una terra peculiare all'interno del Sud, è terra di straordinarie eccellenze, terra di grandi problemi, è terra di innovazione pura, l'Etna Valle, ed è terra in cui ancora è da combattere la battaglia corpo a corpo con la criminalità organizzata, non che al Nord non vi sia da combattere, magari in forme diverse, ma è una battaglia da combattere in tutta Italia e ormai una battaglia che va oltre i confini nazionali. È una terra in cui ci sono tutte le condizioni per poter valorizzare il Mezzogiorno e l'Italia come luoghi internazionali. I dati di Fontana Rossa mi hanno colpito, 7, oltre 7 milioni di passeggeri, una media di crescita di più del 15%, numeri veri, numeri che segnano un investimento sul futuro, ma anche contemporaneamente la possibilità di andare a bloccare quell'esodo di talenti che troppo spesso formati dal nostro sistema educativo, che va migliorato per carità, ma che è buono. Smettiamo di maltrattare le cose buone che abbiamo come le nostre insegnanti e i nostri insegnanti. Dobbiamo smettere di continuare nella logica di raccontare soltanto le cose che vanno male, a maltrattare
coloro che servono il nostro paese educando i nostri figli, però formati nel nostro sistema educativo molti di questi ragazzi se ne vanno. Allora l'obiettivo di questa visita, e vado rapidissimamente a chiudere, è quello di raccontare che il governo c'è, il governo deve monitorare in modo più forte del passato l'utilizzo dei fondi europei. Noi sappiamo che questo tema è un tema importante dal punto di vista economico, ma direi prima ancora che economico dal punto di vista della dignità e della moralità di un paese, perché noi diamo all'Europa ogni anno 20 miliardi di euro, ce ne restituiscono 11 se non spendiamo nemmeno quelli che ci restituiscono. Poi andiamo a dire l'Europa ci deve salvare. Noi siamo contribuenti attivi dell'Europa e non spendiamo i soldi che sono i nostri soldi, i soldi delle tasse dei nostri concittadini, persi in mille rivoli burocratici. Quindi dobbiamo fare questo tipo di lavoro. Un grande investimento infrastrutturale, dove per infrastrutture sicuramente facciamo riferimento alle infrastrutture tradizionali, se noi non abbiamo la Catania, Palermo, Messina siamo poco credibili, però è anche vero che c'è un'infrastruttura ulteriore, che è quella ad esempio della banda larga. Oggi il sottosegretario Del Rio, parlando con il presidente di Telecom, l'acceleratore di imprese, sottolineava come le norme contenute nello Sblocca Italia sulla diffusione della banda larga siano norme particolarmente importanti e rilevanti. Però è inutile fare l'elenco delle cose da fare se noi non siamo in condizioni di suscitare e di riaccendere una speranza tra la nostra gente. Perché io potrei star qui a addormentarvi tutti, tra l'altro all'ora di pranzo, in un'ora anche che privi del pasto potrebbe stuzzicare la pennichella almeno quanto il tono soporifero del discorso. Potrei stare ore a raccontarvi di come tutte queste riforme che stiamo mettendo in campo, la lotta all'evasione fiscale, la lotta alla corruzione con la creazione dell'ANAC, la riforma costituzionale con oltre 40 articoli cambiati per andare a semplificare il procedimento legislativo, a ridurre il contenzioso tra Stato e Regioni, la semplificazione della legge elettorale sul modello dei sindaci, e Bianco, che è stato sindaco anche nella stagione forse più eccitante ed esaltante dei sindaci, la prima stagione, voi siete arrivati nella stagione meno esaltante, quella dei tagli, e dopo dedico una parola anche a questo, ma sa bene quanto sia importante sapere chi è l'interlocutore. Quando c'hai un sindaco che è il responsabile perché lo hai eletto, è tutta un'altra cosa. Allo stesso modo, se la legge elettorale finalmente darà questo livello di relazione tra il Presidente del Consiglio, il Governo e la gente che vota, è un passo in avanti. Ancora la riforma della pubblica amministrazione, le modifiche sul sistema della giustizia, partendo dai risultati, saranno presentati oggi positivi della giustizia civile nei primi mesi, ma dobbiamo ancora fare molto e molto di più, essendo per noi la giustizia civile e la sua organizzazione è una priorità per l'attrazione degli investimenti. Se hai un tempo triplo rispetto agli altri paesi industrializzati, è evidente che fai fatica a essere credibile. Potrei dunque raccontarvi nel merito tutto quello che stiamo cercando di fare, ma non sarebbe utile e importante. Noi facciamo questi giri per dire che la prima riforma da fare è quella di restituire fiducia al nostro paese. C'è un clima in cui costantemente tutto viene letto in una chiave negativa. Faccio l'esempio più banale, ultimo. Noi abbiamo un grande problema occupazionale, un grande problema occupazionale, lo sappiamo perfettamente. Però cosa sta accadendo negli ultimi mesi? Stanno crescendo i posti di lavoro. Eppure anche i dati di oggi dicono disoccupazione ai record storici, giusto? Perché? Perché c'è un sacco di gente che si sta iscrivendo alle liste di disoccupazione. Perché? Perché lo strumento garanzia giovani, discutibile, perfettibile, che dobbiamo fare meglio, è uno strumento che porta a uscire dalla parte della rassegnazione e a dire vabbè, intanto mi metto in gioco. Fatto sta che da febbraio ad oggi i posti di lavoro sono aumentati di 100.000. Non sono sufficienti. Ne abbiamo persi 927.000 nel giro di 6 anni. 1 milione di posti di lavoro, sì, ma in meno, in 6 anni. Hanno fatto 1 milione di posti di lavoro in meno. Bisogna reinvertire la rotta, sapete quanto ci vuole? Tanto. Ma intanto siamo più 100.000. Eppure non c'è mai il modo di far passare il messaggio che questo sta avvenendo,
che con tanta fatica ci sono delle aziende che stanno andando avanti. Ecco perché io sono salito ai piedi dell'Etna e sono andato a prendermi il torroncino Condorelli e sono andato a vedere il pannello solare, che è il pannello solare che fa non soltanto che è competitivo rispetto ai cinesi, ma che è migliore dei cinesi, perché a Catania c'è un'ingegneria e c'è una qualità delle ingegnere e degli ingegneri che è superiore a quella non soltanto di tanta parte dell'Europa, ma che è la numero uno al mondo su questo settore. E siccome queste cose ci sono, non significa sottovalutare il problema, andare a dire che ci sono tante eccellenze, significa ricordarci a cosa siamo chiamati, che non è soltanto a piangere e a lamentarsi, è anche nel nostro piccolo tentare di dire coraggio Italia, coraggio Italia, ce la facciamo. Ecco perché nel giro rapido di Catania, e volevo ringraziarti Enzo, accanto alla gratitudine verso le forze dell'ordine, verso i magistrati, verso coloro i quali combattono la criminalità organizzata nelle forme molteplici con le quali essa si presenta e anche con la straordinaria capacità che la criminalità organizzata mostra ad adattarsi ai fenomeni di innovazione. Sono convinto che 20 anni fa fosse un'altra cosa combattere la criminalità organizzata e sicuramente 50 anni fa era un'altra. E noi dobbiamo essere più rapidi di loro a combattere, a cambiare, a continuare a dire che il valore di legalità è un valore che è un valore perenne, è un valore che noi consideriamo elemento costitutivo della nostra identità. Ma accanto a questa gratitudine vorrei dire a voi sindaci che capiamo le vostre difficoltà, il vostro disagio, e anche capiamo per esperienza personale la bellezza di ciò che fate, perché probabilmente chi non ha mai messo quella fascia al collo non può capire cosa significhi come dolore e come gioia, come preoccupazione e anche come responsabilità sapere che la vita di una comunità di 2.000, 3.000, 5.000, 20.000 persone non dipende da te, perché rimaniamo umili e chiari, niente dipende da noi, ma che ha a che vedere con la vostra vita in ogni momento, in ogni istante. Fare il sindaco non è essere il burocrate esecutore di alcuni provvedimenti, significa farsi carico di tutto ciò che una comunità vive, di come lo fa. Ecco perché un disoccupato per un sindaco non è semplicemente un numero, una statistica dell'Istat, è un volto, è una faccia, non è un codice fiscale da inserire in una statistica, è una storia personale, familiare, è un dramma, è una cosa che non fa dormire la notte. Ecco perché la necessità di attrarre investimenti e di portare delle persone finalmente a creare posti di lavoro non è semplicemente per fare un bel risultato, è perché è l'unico modo per restituire un po' di fiducia e di speranza nelle proprie comunità. Però io so anche che quello che voi fate, con tutte le difficoltà e i limiti di questo momento storico, è molto di più del rispondere a delle esigenze. Voi state restituendo fiducia alla politica. E io credo, lo dico qui a Catania terminando, che la politica sia la cosa di cui questo paese ha bisogno. Perché la politica non è, anche se messaggi contrastanti hanno distrutto questo concetto, la politica non è semplicemente esercizio del potere. La politica è innanzitutto il tentativo di ridare speranza alle persone. Io la vedo così. Poi certi politici la speranza la tolgono, non la danno. Ma andando casa per casa, strada per strada, azienda per azienda, perché una parte vorrebbe tenerci chiusi nel palazzo a Roma, e io ho fatto il sindaco, e io non ci sto chiuso nel palazzo. E il sindaco, quando fa il sindaco, non sta fermo ad aspettare che gli arrivino i report. Il sindaco prende e va dal negoziante, il sindaco prende e va dall'associazione di volontariato, il sindaco prende e va nell'ospedale, nel pronto soccorso, nell'ambulatorio. Il sindaco fa questo. E noi che facciamo un governo fatto da sindaci staremo in mezzo alle persone tutte le settimane, contestazione o non contestazione. Si stancheranno prima loro di noi. Noi non ci stanchiamo, perché il nostro essere in mezzo alle comunità locali significa richiamare tutti noi per primo e anche voi al compito al quale l'Italia oggi è pronta, che è quella di riportare la speranza e di rimettersi in moto. Ecco, Catania è questo. Catania ha dei numeri importanti, ringrazio il sindaco per aver sottolineato gli aspetti positivi. Non vuol dire mettere sotto il tappeto la polvere e i problemi che ci sono, non vuol dire far finta di non vedere che tante cose devono essere cambiate, non vuol dire non avere la determinazione per cambiarle tutte
con grande impegno e con grande tenacia, ma vuole anche dire ricordarsi che noi siamo l'Italia. E questo atteggiamento dimesso, per cui l'Italia, la nostra patria, è soltanto un insieme di problemi e di difficoltà, è un atteggiamento culturale che io respingo. L'Italia sono le eccellenze che io ho visto stamattina, l'Italia è la qualità di chi si mette in strada a cercare di combattere la criminalità, l'Italia è un innovatore, un incubatore di impresa, l'Italia è tanta gente che fa associazionismo e volontariato come nessun altro al mondo, e l'Italia è quel paese che quando va in Europa o nel mondo non va per prendere lezioni, va per imparare, perché tutti noi abbiamo da imparare, ma va anche per portare una testimonianza di qualità. Ed è con questo spirito che, ringraziando il sindaco di Catania per l'invito, assicurandovi che ogni 3 mesi io verrò, magari non verrò sempre a Catania, girerò un po' per la Sicilia, disturberò in modo condiviso, insomma, i prossimi 3 mesi vedremo con Graziano dove andare, quando scadono, a febbraio. Non ho fatto il 14 novembre perché eravamo in Australia per il vertice, il summit del G20, e la settimana scorsa venire sarebbe stato indelicato in presenza delle elezioni regionali in Calabria, sarebbe stato letto come un tentativo di fare campagna elettorale. Torneremo ogni 3 mesi, come è giusto che sia. A voi però chiedo, mentre verifichiamo insieme passo passo i risultati dei fondi europei, delle infrastrutture, delle opere che facciamo, degli occupati in più che abbiamo, facciamo anche uno sforzo insieme per restituire la riforma che veramente serve, quella della fiducia nei confronti dei cittadini. Oggi io vado via da Catania con la convinzione che i numeri di questa terra, di quest'area metropolitana, di questa città metropolitana sono molto significativi e importanti. A noi il compito di non disperdere questa gigantesca occasione. Grazie.